Restiamo alle vicende che riguardano il calcio di eccellenza con il nostro secondo collegamento live. Hai detto bene Fabrizio, perché abbiamo in diretta con Telesveva Sport Massimiliano Tangorra, che sino alla scorsa settimana è stato allenatore del Mola nel girone A di eccellenza. Innanzitutto ben ritrovato Massimiliano, grazie per la disponibilità, buonasera. Buonasera Mario e a tutti i telespettatori di Telesveva. Parto dalla domanda più scontata, il rapporto che si è interrotto tra te e il Mola, di fatto dopo 4 giornate di campionato con un bottino di 9 punti su 12 a disposizione, la prima domanda è molto semplice, che cosa è successo? Bah, semplicemente è venuto meno un requisito che avevo chiesto all'inizio prima di arrivare a Mola, del resto sono stato veramente stressato, tra virgolette, Da Vincenzo Cariello e da Francesco Morgese, direttore generale e direttore sportivo, per accettare questo incarico, laddove c'era appunto da parte della società l'intenzione, il progetto di in 2-3 anni di tornare in Serie D, con l'unione sia del presidente Liuzzi che del presidente Di Bella. Io avevo chiesto una sola condizione, che era quella del rispetto dei ruoli, cosa che ovviamente è venuta meno, pertanto il mio lavoro è stato compromesso da questa mancanza del rispetto delle parti. Come avete potuto constatare tutti, i risultati e i fatti danno ragione al gruppo che abbiamo costruito, al gruppo di giocatori a cui mi sento di ringraziare uno per uno per la disponibilità che mi hanno dimostrato, perché mi seguivano passo passo su quello che era il nostro percorso, e al mio staff tecnico che è veramente uno staff di tutto riguardo per la categoria. Questo purtroppo, ripeto, il lavoro non ho potuto proseguire per questa mancanza da parte della società. Rimpianti? Rimpianto decisamente quello di non aver potuto terminare il lavoro, perché avevamo intrapreso la strada giusta, una squadra che è costata veramente pochissimo per la categoria, che però avrebbe, a mio avviso, aveva già dimostrato, anche in base a quello che sono stati poi i giudizi degli addetti ai lavori, avrebbe potuto togliersi molte soddisfazioni, avrebbe potuto dar fastidio a corazzate come Manfredone, come Bisceglie. Il rimpianto appunto è quello di non aver terminato il lavoro che è iniziato benissimo, perché come hai detto tu poc'anzi, dopo 4 partite eravamo terzi in classifica, e ancora in corsa in Coppa Italia, perché domani ci sarebbe stato con il sottoscritto ritorno con il Bisceglie, forte del 2-2 dell'andata a Bisceglie, e quindi ripeto, un percorso che non ho potuto completare con i ragazzi, stavano facendo veramente benissimo, però ripeto, il calcio purtroppo ancora una volta dimostra in questo periodo, in questo momento del calcio, di essere veramente malato, e purtroppo io, per quello che posso dire, si fa veramente fatica. Avevo bisogno, ripeto, di trovare un'opportunità per rimettermi in gioco, non l'ho fatto sicuramente per una questione economica. Ma ripeto, volevo semplicemente avere condizioni normali per poter allenare. Questo non mi è stato consentito, quindi ho fatto il passo indietro. C'è un regolamento modificato negli ultimi giorni. Con il vecchio regolamento, di fatto Massimiliano non avresti potuto allenare mai più nel corso di questa stagione sportiva 2022-2023, se non tornare alla base, cioè eventualmente al Mola. È un regolamento diverso quello che c'è attualmente, che ti dà la possibilità di andare su un'altra panchina, naturalmente non dello stesso girone, ma di un altro girone e di un'altra categoria. C'è qualcosa che bolle in pentola? Esatto, hai detto benissimo. Grazie a questa normativa dell'11 ottobre, che fortunatamente
non solo aiuta noi allenatori esonerati prima del 30 novembre a trovare un'altra sistemazione, ma anche la società, perché è un vantaggio ovviamente per una società che cambia allenatore dopo 2 o 3 mesi. Alla fine ne prende un altro, ma è come se ne pagasse sempre uno, perché divide praticamente l'anno e le mensilità come a livello di stipendio. Senti, bolle in pentola, io credo che, ripeto, ancora una volta, ecco, a parte il rimpianto, però ho avuto ancora una volta la conferma che il mio metodo funziona, il mio metodo di lavoro funziona. E ho ottenuto in soli 2 mesi risultati che magari nessuno avrebbe potuto immaginare, con una squadra, ripeto, che è costata veramente pochissimo per la categoria, ed è, diciamo, il mio biglietto da visita dopo l'esperienza di Monopoli, dopo l'esperienza di Barletta, che sono state altrettante esperienze positive dal punto di vista dei risultati. È chiaro che magari non posso essere simpatico a tutti, perché magari caratterialmente sono sul campo uno molto esigente, un professionista a tutti gli effetti, e questo magari probabilmente in queste categorie può dare fastidio, però ripeto, io sono conscio e consapevole che il mio lavoro porta risultati. Nel momento in cui trovo unità di intenti da parte anche di una proprietà, questo lo posso dimostrare, come ho dimostrato anche con quest'ultima esperienza. Al momento ripeto, sono vigile, qualche abboccamento c'è stato, però è solo put parlare. Aspetto, ripeto, il 30 novembre, magari anche prima, ovviamente, se ci dovesse essere qualche situazione interessante la valuterò volentieri. Allora, noi per il momento ti ringraziamo, Massimiliano, naturalmente ci auguriamo di vederti presto su una panchina. Nel frattempo, quando vorrai, sarai nostro gradito ospite in studio per parlare ancora di calcio. Grazie Grazie, grazie a voi Mario, siete come al solito gentilissimi. a te. Ciao Massimiliano, a presto. Buona serata, buona serata.